Buongiorno da Edo. Allora, aggiornamenti sul caso Musk versus Twitter. Qualche puntata fa ho parlato di Peter Zatko alias Mudge, una leggenda della storia della cyber security e ex head of information security in Twitter, del suo rapporto sulle politiche di sicurezza, privacy degli utenti e sulla produzione di numeri falsi sugli account che sarebbero stati maggiorati, gonfiati, includendo proprio i bot, gli spam, gli account finti proprio in Twitter. Il rapporto che poi è stato acquisito dalla SEC per avviare un'indagine. E Musk, naturalmente, che come ricorderete, ha fatto un'offerta da 44 miliardi per acquistare Twitter, 44 billions di dollari, e poi all'inizio di luglio ha deciso di tirarsi indietro e di non rispettarla, subendo quindi la clausola legale di Twitter stessa, che ora cerca di costringerlo a chiudere l'operazione. Musk, dicevo, quindi ha subito sfruttato il rapporto di Zatko e lo ha inserito nella controcausa che a sua volta ha lanciato verso Twitter, sostenendo che avesse proprio mentito sul numero totale di account e sugli account attivi giornalieri, inquinandolo con i bot, quindi asserendo che questo fosse il motivo alla base del suo ritiro. Bene, la notizia di ieri è che la giudice Kathleen McCormick ha giudicato ammissibile il rapporto, che potrà quindi essere incluso nella controdenuncia, però solo se le dichiarazioni contenute saranno sostenute e documentate da esperti e altri testimoni. Infatti l'attuale CEO di Twitter paraga. Contemporaneamente la Corte del Delaware ha respinto la richiesta di Musk di ritardare l'inizio del processo, ritardarlo all'anno prossimo, quindi il processo resta fissato per il 17 ottobre. La giudice McCormick ha stabilito in questo che Twitter sarebbe danneggiata da questo ritardo, oltre al danno che sta già subendo per il mancato accordo sull'acquisizione. Inoltre stanno cominciando a venire fuori alcuni dei messaggi scambiati tra Elon Musk e altri partecipanti a questa vicenda, e ieri in particolare in un'udienza è stato letto un messaggio da Elon Musk a un banchiere di Morgan Stanley, un messaggio dell'8 maggio scorso, che, cito, dice: il discorso di Putin di domani è molto importante, non ha senso comprare Twitter se stiamo andando verso la terza guerra mondiale. Ricorderete che il 9 maggio Putin aveva fatto questo discorso in cui aveva difeso l'invasione dell'Ucraina, che però era iniziata 2 mesi prima dell'offerta di Musk per comprare Twitter. Comunque, a proposito dei messaggi, si sa che molti di questi sono messaggi Slack, e la giudice ieri si è rivolta molto duramente contro Musk e contro i suoi difensori per le lacune che presentano questi messaggi raccolti da Musk e i difensori e presentati alla corte, facendo degli esempi di testi che si interrompono, e poi anche si è lamentata dell'atteggiamento di Musk durante gli interrogatori, definendolo che, insomma, lascia molto a desiderare. Ci sono poi altri piccoli aggiornamenti. Se la vicenda vi appassiona, vi consiglio di leggere un po' dei link che metterò in descrizione. Naturalmente io non vedo l'ora di seguire le prossime puntate. Penso che alla fine potremmo fare una specie di un giorno in pretura su tutto questo processo, sarebbe meraviglioso. Bene, una notizia ora veloce ma croccante per chiudere. All'interno del V3C esiste un Web Payments Working Group, il cui scopo è migliorare e facilitare la gestione dei pagamenti sul web. Bene, ieri il gruppo ha pubblicato le recommendations per Payment Request API e per Payment Method Identifiers. Questo significa che presto potremo avere uno standard per una API nei browser per gestire i pagamenti negli e-commerce, e questo potrebbe decisamente facilitare l'implementazione di siti che chiedono e gestiscono pagamenti, oltre alla nascita di sistemi che fanno affidamento o che estendono questo standard. Quindi consiglio di seguire, perché questa è una milestone importante per il web. Tra l'altro, visto che siamo in tema V3C, consiglio di dare un'occhiata anche al nuovo V3C Accessibility Maturity Model, che è la proposta di un framework di pratiche di accessibilità. È molto interessante, vi lascio il link anche lì. Bene, direi che è tutto, è pure parecchio tardi, quindi questa settimana 5 di fila, eh? Bravissimo Edo, buon weekend e fate i bravi. Ciao.